Vabbè, niente, conosciamo questo, questa mi dice a luna di notte, accompagnami a prendere il vino in tenda. Vabbè, poi scompare. Scopa, Poi scopa. scompare. Allora, un tenda, vabbè. Famo quello che dobbiamo fare, poi è buio, non si vede neanche a sinistra, manco ricordo come si chiama, guarda, c'è il testimone del fratello. Gran testimone, il No, testimone che stava sì, là, insomma, vabbè. uscivo da sta cazzo di tenda, sorge il sole. Frigorifero gli faceva una pippa. Ma quanto era brutta! Quando ho realizzato, dai, era passato i fumi della notte, erano passati, mi ero un po' ripreso, perciò. Poi dai, avevi fatto un movimento, perciò avevi buttato via le tossine. Ho detto, che cazzo mi invento? Era proprio brutta. Dai, c'è il fratello, mi accennavo, direi, allora, il fratello faceva lo stronzo. Aspettiamo, dice, sembra, guarda, vedi che cozza che ha preso qua. Senti, vabbè, veramente facciamo un giro di storie e scappiamo, cioè, andiamo proprio. Ci fermiamo a fare colazione dopo tre giorni, questa arrivano a fare la stessa colazione. Fa colazione allo stesso bar. Faccio, mannaggia la puttana, mi fa, mi dai il tuo numero di telefono, però sei andato via così. Penso che do il numero di mio nonno. Ma che cazzo dovevamo fare? Era tipo fine luglio, a Ferragosto vado da mio nonno, mi danno l'età. Luke, mi controllare sto cazzo di telefonine che ogni tanto mi chiama la signorina, ma io non capisco che vuole. Povero mio nonno. Mannaggia la puttana. Ah dai, che cazzo, da quello che